E allora, ecco come caricare il caricatore della Crossman. Benjamin Marauder o anche altri modelli, la pistola sempre della Crossman e altri giocattoli che posseggono questo tipo di caricatore. La prima cosa da fare è ruotare, quindi come vedete il caricatore è composto da queste due parti, una parte nera e una parte trasparente, una sorta di cappuccio di tappo che si può sbloccare tirando nella direzione della freccia, quindi spingendolo verso l'alto, come vedete ruota in questa maniera. Ok. Si ruota sino a compiere un giro intero e si blocca in questa posizione, c'è questo piccolo pernino, non so se si riesce ad apprezzare. Si ruota in questa posizione. Una volta fermo in questa posizione, si mette un dito qui nel buco dietro. Ok. Si lascia il dito qui e si cominciano a caricare i pellet in questa maniera. Quindi il primo pellet va in questa maniera e lo fermate mettendo il dito dietro, perché è il primo colpo, quello che partirebbe direttamente dalla canna. A questo punto, sbloccando la parte trasparente, girate in senso antiorario sino a raggiungere il, diciamo, l'ultimo colpo in realtà. E caricate i pellet in questa maniera. Quindi ancora progressivamente andate avanti e mettete gli altri pellet. Proseguiamo sino a completare il giro, sino a completare i 10 colpi. Vedete che stiamo riempiendo i pellet. Scusate la lentezza, ma guardando dalla telecamera è un po' più complicato. Comunque, come vedete, spiegato visivamente, il processo è molto più semplice rispetto alla spiegazione scritta che ha creato serie difficoltà, credo, a tutti. Ultimo colpo. E con questo bloccate e completate il caricamento del vostro caricatore.